Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Storia originale di Vincent Cava e Sam Christensen. Era da settimane che lo osservava, spesso sorseggiando un caffè latte, guardandola dalla vetrina del bar davanti al parco giochi. Non era la prima bambina che spiava da quando si era piazzata in quella città, ma si stava dimostrando la più sicura, la più vulnerabile. Erano quelli gli aspetti che ricercava nelle sue vittime. Aveva svolto una ricerca su di lei e aveva tutti i requisiti necessari. Nome: Maria Hernandez. Etnia: generica, dimenticabile. Età: 7. Occhi: marroni. Pelle: scura. Capelli: neri. Fosse scomparsa, non avrebbe attratto tanta attenzione mediatica quanto l'avrebbe fatto la piccola bimba dai capelli rossi della O'Malley o la candida principessa vincitrice di concorsi dagli occhi blu che viveva nei sobborghi. I suoi genitori erano divorziati e da quello che rinvenne, il padre era pressappoco assente, anche se viveva nella stessa città. La madre lavorava fino alle 8 e a malapena riusciva a guardare lo stretto indispensabile. Dalla fine della scuola, all'ora di cena, Maria era in tutela della sorella adolescente, che da quanto osservava dava più attenzione al telefono che aveva in mano mentre accompagnava la sorellina al parco che alla bambina stessa. Era fin troppo facile. Casomai altri, più incompetenti, avrebbero guastato tutto. Quelli che erano troppo eccitati, o troppo pigri e tonti. Ma per uno come lui sarebbe stato facile come rubare le caramelle ad un bebè. Quel giorno la sorella di Maria si era incontrata con degli amici, ma questo non fece altro che incoraggiarlo. Quei bambini più vecchi erano troppo preoccupati alle loro sciocchezze adolescenziali per poterlo notare mentre usciva dal bar e si avvicinava alla bambina che giocava da sola sull'altalena. Non ci volle molto per convincerla a farsi prendere la mano, con un sorriso gentile e una vocina allegra, con qualche parola in spagnolo. «Hola Maria, mi chiamo Tony, sono un amico di tua madre, mi ha chiesto di accompagnarti a casa». Stavano già imboccando in velocità l'autostrada prima che sua sorella si fosse accorta che era sparita. Quanto tempo aveva prima che la sua scomparsa venisse segnalata? Un paio d'ore, pensò. La sorella avrebbe molto probabilmente perso tempo a cercarla, setacciando tutto il parco prima di mostrare la propria faccia alla madre e dirle cosa era successo. O addirittura non chiamarla affatto finché non rincasava. Il padre avrebbe fatto guadagnare ancora più tempo perché sarebbe stato il primo sospettato. Magari ci sarebbero voluti giorni prima che la rintracciassero. I padri inutili sanno essere molto schivi quando si tratta di evitare la polizia, specialmente quando evitano di pagare il mantenimento dei figli da anni. Il sole stava tramontando quando erano arrivati ai pressi del suo rimorchio, che era parcheggiato in un lotto privato dinanzi a un mini market o a un parrucchiere, pagando il parcheggio e le compre mettendo in conto un'identità falsa. Il rimorchio non era uno schifo di latte tenuto su un nastro isolante a corde. Era spazioso, moderno, in buone condizioni e perfettamente capace di andarsene subito, non appena ce n'era bisogno. Il tipo di roulotte che le famiglie benestanti prendevano in affitto per farsi lunghi viaggi in vacanza attraverso lo Stato. Solo una volta ha dovuto agganciare la macchina adesso e sgommare a tutta furia. Ma anche allora era sempre grazie alla sua natura molto cauta che se la svignava. Molto tempo prima, in una città dall'altra parte dello Stato, fece l'errore di piazzarsi in un'area piena di curiosi del cavolo. Dovette andarsene da lì presto, anche se stava in crisi d'astinenza. Fu abbastanza per insegnargli di stare molto attento. Qui però, nessuno gli avrebbe fatto domande. Ai passeggiatori le facce notturne che vagavano per quella zona non gliene importava di chi fossi o che cosa facessi nel loro vicinato, purché badi agli affari tuoi. Diavolo, qual è stata l'ultima volta che si era preso la sua dose? Era una meticolosa deliberazione che gli era necessaria per mantenere in controllo, ma porca paletta se gli rodevano quando era fissato sull'arraffare quello che desiderava. Non voleva andare in prigione però, sarebbe stata tutta una condanna a morte per quelli come lui.
Sapeva che se si arrendeva troppo spesso alle sue voglie, eventualmente avrebbe fatto un passo falso e mandato tutto all'aria. Era molto più sicuro di mantenere il controllo e viaggiare da città a città, lasciandosi indietro meno tracce possibili, anche se significava avere intervalli che duravano anni tra le bambine. Ormai i suoi periodi di magra erano fin troppo lunghi e insopportabili, ed era molto più facile venire scoperti oggigiorno rispetto ai vecchi tempi. Ma più aspettava, e più gli era difficile pensare chiaramente. Dall'esterno dimostrava un comportamento calmo e piacevole, ma all'interno aveva come l'impressione di bruciare furiosamente all'insaziabile bisogno di agire secondo quelle voglie. Era molto più vicino del solito a fare un passo falso per via dei suoi istinti indomabili. Avesse aspettato di più, il suo animo si sarebbe incendiato completamente e il desiderio l'avrebbe consumato. Difatti l'altro giorno era un miracolo che fosse riuscito a resistere alla voglia di acchiappare una bambina che vide sul parcheggio dinanzi al campo dei papaveri, mentre la madre era dentro a prendere un caffè. Nulla di ciò importava troppo ormai. Maria era in suo possesso, stava seduta sul divano all'interno del suo rimorchio e ben presto il suo grandissimo bisogno sarebbe stato appagato. Finalmente avrebbe assaporato il rilascio che non vedeva l'ora di sgonfiarsi dopo tutto quel tempo. Era una creaturina così carina, intrappolata nella sua sicurezza del suo santuario mobile. Assaporava il fatto di poterla fissare senza dover preoccuparsi di ricevere occhiate dagli adulti, che non erano presenti. Ma sapeva che non poteva permettersi di guardarla troppo a lungo. Doveva darsi da fare. «Dammi un secondo, Maria», disse con un tono calmo e apatico. «Devo prendere una cosa, ma presto la mamma verrà. Nel frattempo, perché non dai un'occhiata a cosa c'è in TV?» La televisione era connessa ad un'enorme antenna satellitare sul tetto del rimorchio e trasmetteva molti più canali di quanti fosse necessario. Accese la TV e si mise a cambiare i canali a casaccio, mentre la bambina fissava solentemente e quieta lo schermo. Per un attimo si preoccupò che la bambina avesse avvertito il pericolo, quando improvvisamente una faccia molto familiare comparve in TV sorprendendolo. Per un attimo credeva di aver visto un fantasma, di una persona a cui non ha pensato da quando aveva l'età di Maria. Non era possibile. E se fosse il frutto della sua mente ansiosa che fotteva i suoi nervi? Andò indietro per un paio di canali e si fermò quando trovò quello che gli era sembrato di vedere. Non era né un fantasma né un'allucinazione. Si trattava di un vecchio programma televisivo che guardava quando era piccolo ogni giorno dopo la scuola. Si chiamava Il vicinato di Billy Smiley. Difatti stava fissando la star dello show, l'unico e solo Billy Smiley, per la prima volta dopo circa 40 anni o giù di lì. Un'ondata di ricordi gli passò davanti mentre guardava il vecchietto calvo che indossava un maglione a bottoni di lana gialla e degli occhiali da vista con montatura in corno che canticchiava suonando la chitarra in mezzo ad un pubblico composto da una dozzina di burattini pelosi color viola. Quel programma era l'unico momento di dolcezza della sua sciagurata infanzia. La sua fuga dall'abuso che riceveva a scuola e a casa. Il vecchio Billy era un amorevole cerotto a tutte quelle ferite inflittegli dalla madre drogata e dal padre abusivo. Adesso Billy e i suoi allegri amici del vicinato erano tornati. Non poteva chiedere di meglio per riuscire a mantenere il controllo e rilassarsi durante questo momento di tensione. «Hai mai visto questo programma?» chiese a Maria sorridendo. La bimba scosse la testa. Ma certo che non l'aveva mai sentito nominare. Deve essere stato cancellato nei primi anni Ottanta e non era popolare come gli altri programmi televisivi per bambini che venivano trasmessi all'epoca. Era già sorprendente vederlo di nuovo in onda. Gettò il telecomando sul tavolo e si piazzò contro il muro vicino alla poltrona. «Beh, guardalo un po'. Vado un attimo a prendere una cosa veloce e poi andiamo dalla mamma, ok?» Andò nello sgabuzzino del rimorchio dove teneva i suoi giocattoli speciali. Poteva ancora sentire le voci di Billy e dei burattini che trillavano dalle casse della televisione mentre trafugava gli oggetti che teneva nascosti in una scatola celata in un compartimento segreto. Le sue dita stavano tremando, stava iniziando a sudare, sapeva che i suoi nervi erano a pezzi, ma fra pochissimo sarebbe stato liberato da questo supplizio.
almeno finché quella bambina avrebbe mantenuto la calma. Tutto quello che doveva fare era mantenerla rilassata e calma ancora per un pochino. Diede un'occhiata veloce per controllare che Maria stesse ancora seduta al suo posto sulla poltrona e infatti non si era mossa. Sospirò. Non se ne sarebbe andata da nessuna parte. Billy e i suoi burattini avevano come una specie di controllo ipnotico sulla bambina e rimase affascinato dal fatto che uno show infantile, anche uno vecchio, fosse capace di mantenere l'attenzione di un bambino così tanto. «Ora ricordate, bambini, anche se la persona vi sta simpatica», disse il gentile vecchio pelato in TV, «non dovreste mai entrare in macchina con loro, a meno che non lo conosciate già». Un pupazzo dagli occhi neri luccicanti e il grosso naso blu saltellò in centro allo schermo e agitò la zampa. «Mr. Smiley, Mr. Smiley, e se Grupi avesse fame e la persona ha dei dolci da offrire?» «No, neppure lì», disse Billy scuotendo il dito indice. «Spesso le persone cattive fanno finta di essere gentili in modo da avvicinarsi a te. Se uno sconosciuto offre dei dolci e dice di entrare nella loro macchina, dovete trovare un adulto che conoscete e di cui vi fidate. Come una maestra, un vicino di casa, un poliziotto. Come l'agente Oinker. E dire a loro cosa è successo». I burattini annuirono insieme concordando. Ma che coincidenza!» ridacchiò tra sé e sé. Tra tutti gli episodi del vicinato di Billy Smiley che potevano trasmettere, doveva proprio incappare in quello che insegnava sugli estranei pericolosi. Cavolo, e se Maria se ne fosse accorta? No, sembra che le parole di Billy le entrano da un orecchio e escono dall'altro. Ma ormai non importava più. Era alla sua mercé. Tutte le porte del rimorchio erano chiuse a chiave e lui era l'unico che le poteva aprire. Avvertì come una scossa elettrica attraverso la spina dorsale quando le sue mani finalmente trovarono quello che cercava: un martello. Agguantò il manico in maniera deliberatamente lenta e cominciò a tornare dalla bambina seduta sul divano. Nel frattempo in TV Billy Smiley stava ancora educando i burattini riguardo i pericoli di accettare passaggi in macchina dagli sconosciuti.